Il posto, io già ho subito, la questione è questa, e bisogna che la popolazione capisca questo, che voglio dire, se si chiudesse una fabbrica che ha 40 o 50 operai a San Sigrillo, sarebbe i sindacati, tutti, se muove, no, eccetera, abbiamo visto in queste cittadine dove qualche fabbrica ha dovuto chiudere, tutti si precipitano. Qui nessuno si rende conto che sta per chiudere. E chiudendo l'ospedale ci sono i posti di lavoro, c'è l'indotto, c'è tutto in un paese che sta morendo. Sta morendo perché la nostra industria è prevalentemente, per non dire quasi del tutto, sul campo dell'edilizia, e l'edilizia è in grandissima crisi. Questo è quello che io voglio ricordare ai concittadini. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, abbiamo fatto un po' di confusione, eccetera, abbiamo ottenuto questo rinvio, il vicepresidente vi dirà che siamo stati contattati anche dal livello del ministero che è stato sollecitato e speriamo di ottenere qualche cosa. Io onestamente con questa situazione ci credo poco, perché quando siamo stati a Ancona abbiamo visto la gente che, voglio dire, sta lì e vota all'ammasso, non c'è una discussione. Perché hanno votato tutti contro la mozione che era stata fatta dai 5 Stelle, hanno votato tutti su un presupposto che è falso. Presupposto dato dal presidente della giunta regionale, quale ha detto che, cioè io, nessuno, che fino a 1000 nascite l'anno si ha la sicurezza, da 1000 in giù si ha il pericolo. C'eravate tutti, no? Adesso sembra che il pericolo cominci a 700, no? E 50. Se prende il numero pure 8. Non lo so, quando questo signore viene a dire queste cose bisogna che porta i dati. Allora dice, in Italia, in Svezia, che poi non vale perché la Svezia è un'altra popolazione, no, voglio dire, ci sono degli individui di San Severino che foraggiano, che permettono la sopravvivenza di un ospedale in no, in Africa, questo ospedale è ad orientamento prevalente, fa tutto, però è orientamento prevalentemente ostetrico. Ora andiamo a farlo laggiù e chiudiamo quello qui, che vuoi? Otteniamo le nostre donne in Etiopia. Io ho fatto, Marco, dai, tutte le cose che parlano. Benvenuti a questa conferenza stampa che abbiamo voluto indire quando ormai mancano pochi giorni al 19 di febbraio, quando il TAR darà la sentenza. Noi siamo fiduciosi, perché il ricorso poggia su delle valide motivazioni. Altre preoccupazioni, secondo me, dovrebbero essere perché il nostro punto nascita, con la storia, con questa vicenda che si protrae ormai dai primi di dicembre, è indietro con i parchi. Iniziamo il prossimo anno, anche, quindi se, chiaramente, se noi vinciamo il ricorso al TAR, perché se lo perdiamo possiamo solo fare appello al Consiglio di Stato. Se lo vinciamo, ma non riusciamo ad arrivare ai 500 parti, e allora il prossimo anno sarebbe una cosa veramente difficile, perché dovremmo chiedere la deroga, no, avvocato? Sì, comunque noi confidiamo innanzitutto di vincere il ricorso al TAR, poi sono convinto che riusciremo a recuperare i parti che abbiamo perso durante questo periodo. Anche secondo me, sono sconcertato dall'atteggiamento dei sindaci della montagna,
dei sindaci dell'entroterra, perché una nascita di San Zerino, sì, tanto ospedale di San Zerino, ma è una nascita dell'entroterra. Questi avrebbero voluto tutti fare quadrato, essere uniti, far valere le istanze del territorio, così non è stato. Sono molto preoccupato. Basta pensare che anche quello che è successo ieri sera al Consiglio Comunale. Io sono andato lì, poi sono andato via incavolato, sono arrabbiato quando ho visto quello che stava succedendo. No? C'è stata un'interrogazione presentata alla minoranza dal consigliere Gilberto Chiodi, che è qui, presentata benissimo, la scuola. Non è che lo dico perché è qui. È stato bravo nell'esporla, e poi quando ha risposto il sindaco, io dico questo, ha dato delle risposte che non avevano senso. Non è comportato bene il sindaco, e lui ha replicato pesantemente e giustamente. Quindi sono molto preoccupato di questo, perché i sindaci non fanno quadrato nel difendere il territorio, e su San Severino stanno incombendo altre nuvole, un altro pericolo. Dopo il punto nascita, Ceriscioli sta tirando in ballo un'altra volta il discorso dell'inceneritore, e questo sarebbe veramente una catastrofe per il nostro territorio, per San Severino, per la medio alta Valle del Potenza. Se i sindaci si comportano così con il punto nascita, come si comporteranno con, se veramente questo ha intenzione di riaprire il discorso dell'inceneritore? Sarebbe devastante per noi, per le nostre, per tutti. Quindi dovremmo fare, non lo so che succederà. Quindi, visto che siamo vicini alle elezioni comunali, alle elezioni del nuovo sindaco e al rinnovo del consiglio comunale, io penso che non sappiamo chi saranno i candidati sindaci, non lo sappiamo quante liste ci saranno, ma pretendo da coloro che si presenterà a sindaco che metta nel suo programma, e lo dica chiaro, un no forte all'inceneritore, perché lo deve fare, se no non merita il voto. Corriamo il rischio veramente, perché i sindaci non sono uniti, cioè hanno dato ragione a Ceriscioli su generatore e ospedale. E ospedale, appunto, deve sul programma, deve difendere l'ospedale in cui non nascita, e soprattutto un no forte all'inceneritore. Finito. Alcune osservazioni, cerco di essere più breve possibile, in modo da non annoiare nessuno. Allora, il primo aspetto a cui tenevo dire è quello relativo alle diciamo voci che ci sono state recentemente in relazione alle elezioni, parlo, che hanno visto alcuni di noi, anche me, forse uno tra quelli diciamo che sono stati, chiedo scusa che è Monia, scusate, personale, la giornalista, un secondo. Monia, e quindi allora, su due o tre punti. Il primo punto, rapidissimo, per quanto riguarda le elezioni, forse non era stato chiaro, l'avevamo detto fin dall'inizio, forse non era stato chiaro, ma io so che era stato chiarissimo, l'avevamo detto fin dall'inizio, che non avevamo mire, non avevamo interesse a coinvolgerci direttamente. Perché volevamo essere liberi fin da 5 anni fa, ci abbiamo scritto apolitico nello statuto del comitato. Questo era quindi un progetto che è nato così e che riteniamo debba proseguire in questo modo. Alcuni sono rimasti anche delusi da questa nostra, diciamo, fede, questa schiena diritta, la testa alta, perché pensavano che comunque fare una battaglia per il comitato significava anche poter fare una giusta battaglia, può darsi, in ambito politico. Dal nostro punto di vista invece riteniamo che sia meglio rimanere liberi, e vorremmo rimanere un pungolo per l'amministrazione. Qualsiasi amministrazione ci sarà, noi staremo lì, perché le battaglie future staremo lì come spirito critico, come coscienza critica, in modo da ricevere le istanze di tutti e portarle avanti secondo quello che riteniamo essere giusto, secondo il buon senso, senza vederci legati con lacci e lacciuoli da parte di vari gruppi. Questo secondo me ci rende più liberi e anche più, oltre che più forti, anche più credibili, perché cominciano adesso con l'ospedale e poi proseguirà con l'inceneritore. Saremo facilissimi profeti nel dire questo. Già sta avvenendo, come sapete, il presidente Ceriscioli ha tradito clamorosamente il mandato che gli aveva dato il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è stata votata all'unanimità il 2 dicembre, due mesi fa, una mozione che aveva presentato la minoranza e che era stata accolta da tutto il Consiglio comunale, con cui si doveva impegnare,
colui che andava a rappresentare le Marche nella conferenza Stato-Regioni, a dire no all'inceneritore. Quindi appena il 2 dicembre c'è stata una riunione in Consiglio regionale in cui tutti hanno votato all'unanimità, quindi anche Gerisoli, questo tipo di documento. Lui si è recato alla conferenza Stato-Regioni il 4 febbraio del mese dopo e ha votato che cosa? Sì! Secondo il dettato di Renzi, no? Ha votato sì, quindi due mesi dopo ha smentito il suo Consiglio regionale. Io voglio dire, questo è qualcosa che sotto un profilo politico è un tradimento incredibile. Non ho sentito sollevazione di scudi, secondo me era qualcosa da fare veramente una pseudo-rivoluzione, perché ha tradito il mandato in modo clamoroso. Inoltre, mi meraviglio, e l'ho letto ieri, la opposizione, secondo me, oltre che la interrogazione, l'ha messo alle corde anche con il documento. Sarebbe uscito un documento segreto, o pseudo segreto, che tenevano nelle loro tasche e che avrebbe dato Ceresoli. Cioè, la firma di Ceresoli non so a questo punto cosa può valere. Ieri ho appreso che è stato in Consiglio Comunale che ha messo questo documento, che la posizione ha detto: ma come tenete segreto un documento di genere? Sarebbero delle garanzie, non so in che forma, scritte, perché finora quello che ha detto la sera ha smentito la mattina. Guardate ospedali di Materica, guardate ospedali di Torino, guardate quello che è stato detto su noi. Sarebbero delle garanzie per questo ospedale, ma garanzie che in realtà su cui voglio dire assolutamente non crediamo, e garanzie che finora non ci sono state minimamente, non c'è stata la minima credibilità. Quindi il primo concetto che vogliamo far passare è che ci piacerebbe essere liberi per essere più forti con tutti voi cittadini, raccogliendo le opinioni di tutti voi e portandole avanti con la schiena dritta, perché a questo punto, se non ci abbiamo nessuno, come dire, da dover spalleggiare, possiamo essere più liberi, più forti per questo tipo di battaglie, perché in futuro l'inceneritore, cioè le battaglie sulla salute, non è una cosa di poco conto. Il secondo aspetto che volevamo segnalare era quello delle iniziative che abbiamo intrapreso. Noi non ci fermiamo, pensavamo addirittura anche ad altre possibili iniziative. Una che secondo me è forte, ve l'annuncio, ma ne abbiamo parlato, è quella in ordine a, siccome abbiamo fatto tanti esposti che finora stanno tutti al prefetto, alla procura, stanno, come dire, in fase di indagini, ce ne potrebbe essere un altro che secondo me può avere un'efficacia forte, alla Corte dei Conti. Come sapete, la Corte dei Conti è un organo che deve valutare non solo se ci sono delle atti illegittimi o degli appropriazioni di denaro da parte di pubblici impiegati, ma anche la sindacare sullo sperpero di denaro, no? Sulla legittimità dei soldi che vengono spesi, perché sono soldi nostri. Quindi uno a casa propria fa come vuole. Se c'è una casa che deve lasciare e ne va a costruire un'altra, a casa nostra possiamo spendere i soldi anche su quella vecchia. Ma se stai nel pubblico, che senso ha? Abbiamo letto tutti che vogliono fare l'ospedale unico. L'ospedale unico costerà decine di milioni di euro, immagino. Ma perché si è sospesi allora, non appena si andranno a spendere a Macerata 900 mila euro, perché c'è stata la delibera del 31-12, quando anche quello è soldi buttati via, abbiate pazienza, 800-900 mila euro non è uno scherzo. Cioè, voglio dire, allora a questo punto non è meglio mantenere le strutture che c'hai fino a che un anno, due anni, cinque anni non costruirai l'ospedale unico regionale. Dopo si vedrà dove farlo. Certo, ho sentito che Martini vuole farlo a San Severino, perché lui di giorno fa è stato simpatico, mi ha detto pure sempre alla mia, dice, di giorno appoggia il comitato, di notte fa le riunioni col partito e cambia idea. Ieri sera la notte probabilmente si è proposto un attimo. Poteva proporlo 5-10 anni fa, e allora magari è una bella idea. Voglio dire che andare a spendere milioni di euro, comunque 900 mila euro, non è una somma di poco conto, voglio dire, su un ospedale che poi sarebbe destinato ad essere soppiantato da quello unico, perché si parla oramai incessantemente dell'ospedale unico regionale. Questo secondo noi è uno sperpero di denaro, qualcuno dovrà valutare se è corretto farlo o no. Si può avere un risposto. Poi alla fine sarà scritto 1 milione di euro. Questo è quello per Macerata, ma io ho visto i lavori, anche pensate anche a San Severino, perché a San Severino non sono stati fatti i lavori. C'è un parcheggio che tutto sommato gratuito e meraviglioso, c'entrerebbe non si sa quante macchine, ma che senso ha allora spendere i soldi se poi viene chiuso?
perché l'altro messaggio che dobbiamo sapere è che verrà chiuso. Sono disposto a scommetterci. Come sapete, la chiusura del punto nascita è l'effetto domino. Se tu butti giù il punto nascita, a cascata poi viene via tutto. Non credete che ci potenziano l'ospedale, non ci potenziano per niente. È un passaggio per poterti chiudere. La terza messaggio, quindi attendiamo con fiducia il ricorso al TAR. Il ricorso al TAR, noi riteniamo che ci siano delle grosse possibilità. Adesso per Scaramanzia mi fermo qui, però è chiaro che voi capite, stanno anche grossi interessi in giro, veramente enormi, sembrerebbero enormi, adesso escono fuori quello che tutti noi avevamo pensato sulla sanità privata, e capite che è una battaglia dove è possibile, io ho fiducia alla magistratura, però è chiaro che è possibile che ci siano dei meccanismi per cui, voi capite che significherebbe, bloccherebbe meglio, tutta la riforma sanitaria delle Marche, voi capite che... scelta, voglio dire, abbastanza impegnativa. I giudici devono essere liberi, non devono fare ragionamenti ulteriori, devono decidere in base a quello che è enorme. E secondo noi, se decidono liberamente, ci stanno gli estremi, perché sono stati fatti errori grossolani addirittura. Però se mi chiedete che margine c'è, non me voglio esprimere, però è una battaglia complessa, questo è ovvio. Il terzo punto, ho finito, il terzo punto che volevo dire, e questo è veramente forse l'aspetto più nuovo, più interessante, finalmente ieri siamo stati contattati dal capo di gabinetto del ministro Lorenzin. Nel pomeriggio noi avevamo mandato tempo fa della documentazione, che in parte teneva conto anche, non so se vi ricordate quelli che erano presenti quando quella signora venne a parlare del figlio, cioè riguardava sia una parte le condizioni dell'ospedale di Macerata e una parte della documentazione riguardava quelle che erano nostre ricerche, la documentazione relativa ai provvedimenti fatti alla regione. Quindi abbiamo mandato i provvedimenti fatti alla regione, abbiamo mandato la situazione che secondo noi c'era su Macerata, documenti però in chiacchiere non ne abbiamo mandate, e erano passate qualche settimana, perché era, non so se era poco dopo Natale, forse un mese era passato, e ieri fortunatamente ho ricevuto questa telefonata, mi sembrava uno scherzo, tant'è che stavo a farmi una battuta, ho sentito però la voce del ministro, che ha parlato con me, però ho capito una voce di una donna, l'ho riconosciuta perché gli ha fatto: ministro, un attimo, sto parlando. Ho ringraziato, ho detto: sa, avete mandato per il comitato questa documentazione, se potevamo fare un'integrazione documentale. Gliel'abbiamo mandata via email, e quello che ci ha assicurato il capo di gabinetto è un interesse del ministro su questa vicenda. Cosa succederà? Non lo so, non è che lo venga a dire a noi, però effettivamente ho chiesto anche se potevamo dire che c'era stato questo interessamento, perché piacere, non voglio dire un piccolo comune, magari, cioè, sì, poi deciderà cosa fare. Tenete conto, questo lo sapevamo, che la sanità è gestita in maniera riservata dalla regione, cioè vuol dire che in materia di sanità in ogni regione è la stessa appunto regione che decide cosa fare e cosa non fare, no? Quindi lo Stato, il ministro anche, può ingerire fino a un certo punto, però è chiaro che plausibile pensare che un ministro della salute possa avere un'influenza se ci sono state delle violazioni di legge, che dovrebbero essere state. E noi non è che vogliamo fare una lotta campanilistica, o ce l'abbiamo con Macerata in particolare, vengo al punto, ma se non c'è una situazione sicura è nostro dovere, non perché ce l'abbiamo con Macerata, è il nostro dovere di fare in modo che la partoriente di San Severino, di Materica, di Biorago, di Lisso o di altri posti non vada in un posto che non è sicuro, o quantomeno fino a che non è sicuro, perché questa sicurezza non è che è messa in dubbio da me, che non conto niente. Ho mandato gli articoli di stampa del sindaco Carangini, non è pensabile che il primo cittadino dica delle cose riportate tra virgolette. Il sindaco Carangini nel Resto del Cammino il 5 febbraio e anche sul Messaggero ha dichiarato che non è a norma e che quindi c'è da sbrigarsi a fare l'ospedale unico, perché non è a norma. Ci sono problemi di messa a norma, dice testualmente.
Voi capite che questa è una situazione che, insomma, non mi pare che ci faccia stare tranquilli. Quindi c'è questo interessamento. Lunedì sarò richiamato per vedere se la documentazione che gli ho mandato è sufficiente o meno per adottare, magari non ne fa niente, magari, però io presumo che qualcosa sia fatto, presumo. Quindi lunedì mi devo risentire e per conto del comitato, anche al comitato, perché mi è stato dato il numero, e quindi questo penso che sia l'aspetto un pochino nuovo che ci può dare un bizzico di fiducia, perché io credo che se veramente potesse fare una piccola ingerenza o presumo che forse può essere un buco in più, io non lo so poi quello che riusciremo a fare, non lo so, però abbiamo veramente provato di tutto, di più, non lo so. Io chiedo scusa perché mi sono dovuto dilungare un po'. Le notizie che io ho avuto, si parla di un ospedale unico, senza spiegare come questo ospedale come funziona. Io ho sentito alla televisione una discussione sindacale in cui un sindacalista parlava delle, così, in un certo senso male dei nostri ospedali perché c'erano dei dobloni o dei triploni di un reparto. Ma un reparto, io sono un tecnico da questo punto di vista, permettetemelo, un reparto perché funziona, perché sia valido, deve avere 40-50 posti letto, non di più. Se no il primario non si sa dove sta, l'aiuto sta di qua. Voglio dire, perché si debbono fare tre reparti di medicina a Macerata e non uno a San Severino e uno a Civitanova? Questo è il concetto. No, tenendo conto che, voglio dire, questa gente deve andare lì, deve spostarsi, deve... questo voglio dire. E lì non si capisce. Un'altra cosa che non si capisce è che cosa sono le case della salute. Queste case della salute, quando è venuto il tecnico qui da noi, stavamo in comune. Allora, Maggioni, ho detto, ma perché, in che consiste? Che fa queste case della salute? Lui mi ha detto, praticamente, ha detto questo, è per contentare quelli che gli udimo Qual è la questione? Dire, la questione è che si copia un po' dall'America, che in America il paziente è di proprietà del medico. Questo medico, quando c'ha questo paziente, lo porta in ospedale e poi, se c'è bisogno, lo opera. Però dentro l'ospedale c'è il direttore sanitario, il quale, convaglia da questa situazione, gli dice no, tu non lo operi perché non ti frappano. Capito? Che... E così vorrebbero fare le case della salute, in cui questi malati rimarrebbero affidati ora io penso che tutto possa funzionare, però dietro questo in America c'è la figura importante del direttore sanitario, che non è come da noi un burocrate che firma e batta, è una persona che ha in mano la responsabilità della... Io ne porto un malato e gli dico, io domani mattina lo opero il stomaco. Quello mi dice no, qui da noi tu non lo puoi operare, se lo vuoi fare operare il stomaco devi chiamare un chirurgo bravo. Ecco, che te lo dico, no. E c'è questa figura che è estremamente rilevante. Io ho fatto l'esempio dell'esame dell'operazione dello stomaco, ma mettiamo che porti un malato con la leucemia e lui mi dice no, per quanto riguarda la leucemia bisogna consultare uno specialista. E così, cioè, voglio dire. Però qui non si capisce che cosa sono le case della salute, perché vengono chiamate case della salute, per esempio quella di Tolentino, e non è cambiato niente da prima, c'è il primario medico, l'assistente, l'aiuto, voglio dire, gli ha cambiato solo l'etichetta, non il reparto di medicina, ma case della salute, questo è il punto. Voglio dire, in questa organizzazione bisogna un po' capire quello che si
Chiedo scusa, ho fatto pochissimo. Ho una notizia importante che ci ha dato adesso l'avvocato Massè, che penso che supererà tutto. No, mi pare importante il fatto che il ministro abbia ritenuto opportuno interessarsi di questo problema. Non credo che rimane a mezz'asta. Dovrà andare a trovare uno sbocco questo interessamento, in qualche modo. Abbiamo visto la digna di Geniccioli se verrà a conoscenza della situazione reale, credo che non potrà fare a meno il ministro di consegnare questa situazione a chi di dovere, cioè in Angola. Secondo, perdonami, poi non intervengo più, Mario. Il nostro polverone, questa è una piccola cosa che voglio dire qui dentro, ma non è un segreto, ma poi me lo insegna l'avvocato. Quando se vuole sollevare un polverone, se tu scrivi a uno potrebbe insabbiarlo. Se tu cominci a scrivere al prefetto, alla procura, a Santa Madonna, a tutti quanti, è difficile che poi qualcuno più in alto non possa far finire niente. Certo. No, ma poi è stato utilissimo perché la documentazione che gli hai mandato, perché lì c'è stato veramente la vita di un bambino in conseguenza delle lacune della struttura di quel nosocomio, quindi non è che il ministro non la può tenere in considerazione, infatti la prova è questa. Io però volevo dire, secondo me, perché qui in materia di diritto, di giurisprudenza, di esito, la certezza non c'è, però io sono convinto che la nostra battaglia, la vostra battaglia, del vostro comitato, che siete stati bravissimi, che è stata portata avanti con il ricorso, sono convinto che questa battaglia si vincerà sicuramente. Perché avevamo avuto un dubbio con il primo responso del TAR, quando ad Osimo ha negato la sospensiva. Io ho letto la sentenza e diceva la sentenza di quel tribunale, di quel presidente che poi è cambiato fortunatamente, diceva che le osservazioni fatte sulla competenza da Carvani, dall'avvocato Carvani, non erano condivisibili da questo giudice. Cioè, l'avvocato Carvani, che è l'avvocato di Osimo, aveva mostrato ricorso sostenendo, giustamente a mio avviso, che la determina con la quale è stato chiuso il punto nascita è una determina illegale ed illegittima e per eccesso di potere, perché è fatta non dalla giunta ma dal direttore generale sanitario e dalla sua equipe. Cioè in attuazione, dice la determina, in attuazione delle delibere precedentemente fatte dalla giunta Spacca. Allora io quando ho letto questo pensavo che la giunta Spacca, lo diceva più con Mario, ma allora dico, nel 2012, nel 2011 la giunta aveva stabilito la chiusura di questi ospedali. Perché se quella determina del direttore generale dice che deve, porta questa decisione in applicazione, in attuazione delle delibere fatte, deve stare scritto lì. Io sono andato a leggere tutte queste delibere, non c'è nessuna decisione presa dalla giunta Spacca in ordine alla chiusura di questi tre nosocomi. Nelle giunte, nelle delibere di giunta che sono state portate dalla determina a sostegno della decisione, si parla soltanto per i punti nascita di applicare per quanto riguarda la chiusura, la disciplina dei punti nascita, quanto stabilito dall'accordo Stato-Regione, niente di più. Non si fa riferimento né San Severino né Osimo né Fabriano. Allora, come può il direttore generale fare una decisione di chiusura di questi nosocomi se non c'è a monte la delibera, la decisione dell'organo giudicante, cioè di chi comanda? Se non c'è a monte la delibera della giunta della Regione Marche, che pare che ci abbia la delega al Consiglio per poteri totali, diciamo, in ordine alla sanità, o comunque o della giunta o del Consiglio, cioè se non c'è a monte la decisione dell'organo deliberante che decide di chiudere questi ospedali, non c'è. La determina è stata fatta quindi di iniziativa del direttore generale, è una determina nulla. Allora voi mi direte, ma come mai il Tribunale Amministrativo inizialmente ha dato torto a Calvani? Dico a Calvani, non a Osimo, cioè alle deduzioni di Calvani quando affermava che la termina non era legittima. Non lo so, perché l'errore è marchiano, lo capisce chiunque, un bambino da 2 anni, e che il direttore generale non si può sostituire all'organo deliberante a chi decide.
deve solo attuare quello che ha deciso l'organo deliberante. Come mai il TAR l'ha bocciata? Qui diceva l'avvocato Massei, l'orientamento giurisprudenziale, abbiamo fiducia nella magistratura. Sì, però ecco, ognuno totte capita, totte sentenza. Ma io ho anche un altro sospetto, tribunale amministrativo, regionale, regione, direttive, che qui bisognerà attuare, lasciamo perdere questi rompiscatole, attuare quello che vuole fare la giunta e diamogli torto. È successo che l'avvocato Calvani ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato subito, senza pensarci nemmeno un minuto, gli ha dato ragione. E allora io dico, com'è possibile che gli ha dato ragione? Perché Osimo sta sotto i mille parti. Sta sotto i mille, quindi deve essere chiuso. Perché non sta in zona svantaggiata, ma sta in zona lungo la costa, in zona agevole, comoda. Quindi non c'è nessun motivo di merito sostanziale per poter sostenere il ricorso. C'è solo un motivo di illegittimità, quindi di errore formale sulla determina, è tanto chiaro. E guarda caso, nel frattempo, il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale è cambiato, c'è venuta una donna. E io dissi, penso che ci porti fortuna, perché almeno la donna capirà quello che significa quando nasci, da partorire, che corso, eccetera, eccetera. Però non è che sono scesi nel merito del Tribunale Amministrativo Nuovo. Quando ha saputo che il Consiglio di Stato ha approvato quello di Osimo, e si sono telefonati, ha detto come mai. Ha accolto subito il dichetto immediato, quello di Fabriano è il nostro. Ora, noi con Fabriano e Cosimo non ci abbiamo nulla da spartire. Perché Fabriano come può legittimamente sostenere l'apertura del suo punto? Solo sulla base di dire che è una cittadina di 30.000 abitanti, 25 non so quanti, e che non c'è un punto d'accida, e che deve andare agli Issi, che è lontano, a scopo, eccetera. Però, per legge, in base all'accordo Stato-Regioni, siccome è stato a 500 nati, parti annui, a 400, sotto i 500, anche se sta in zona interna, non può chiedere l'apertura del mantenimento del punto nascita, perché sta sotto il parametro di legge. Quindi non è che ha ottenuto questa sospensiva per motivi di merito, ma ha ottenuto una sospensiva, secondo me, io non ho letto senza, ma sicuramente è così, perché ci sono motivi formali, cioè perché la determina che ha fatto la regione è nulla. Quindi io sono convinto che il 19, quando sarà accolto il ricorso, sarà bocciata la determina, su questo possiamo stare tranquilli, secondo me ci tocco la testa, ma è così, perché non vale proprio niente, c'è la gabinetto, c'è Riccioli con la determina. Ha ragione Fabriano, no? Fabriano sta secondo i giorni nostri. No, Fabriano non sta sotto niente, perché sta contro legge, perché non c'ha 500 nati, ce n'ha 400. Però non è una zona svantaggiata. Sì, ma sta sotto i 500 per legge, per l'accordo Stato-Regione. L'accordo Stato-Regione ha stabilito due parametri. 1000 parametro generale, 1000 nati l'anno per tutti i punti nascita che stanno nel territorio dello Stato. Ad eccezione dei territori svantaggiati dove non si può attuare il servizio trasporto assistito materno, allora è sufficiente il numero di 500 nati, questo è il parametro. È un'altra precisazione che voglio fare, qui c'è stata sempre la confusione tra 500, tra deroga e non deroga. San Severino, siccome sta sopra i 500 nati, non deve chiedere nessuna deroga, perché sta ampiamente nei limiti di legge, capito? Per cui noi con Fabriano non abbiamo niente che spartire, noi stiamo in regola, perché siamo sopra, né Cosimo, perché Osimo sta dove sta, noi stiamo qui. Mario, perché l'accordo allora? Accordo perché la determina, perché il documento con la quale è stato chiuso l'ospedale di Fabriano come il nostro, come Osimo, è fondato su una determina fasulla che l'ha fatta il direttore generale, che non è competente. E ecco, allora automaticamente dobbiamo... Tutti, automaticamente questo... tutte e tre saranno cancellate, no, e la determina sarà annullata. Basta, io mi ci vado mai, non faccio più l'avvocato, però mi ci vado la testa, perché solo questo è il motivo. Il motivo formale è questo che dice l'avvocato, però per adesso abbiamo solo una pronuncia sulla sua. Sì, in realtà non scende nel merito di TAR, come l'avvocato sa e ci ricorda, non scende nel merito. Cosa vuol dire? Che per ora c'era un pericolo tra i due, in quella stringata motivazione c'è scritto che tra i due interessi, cioè tra quello e la chiusura,
è quello dell'interesse costituzionale dei cittadini a poter partorire in questo momento, prima di studiare bene le carte, è ovvio che prevale quello dei cittadini. Quindi per questo motivo è stata bloccata, per questo motivo. C'è. Però quello che dice l'avvocato è giusto, cioè nel merito, ma non è che voglio dare lezioni, è quello che abbiamo visto nella giurisprudenza insieme al collega. Le sentenze, perché già ce ne sono state tante, perché l'accordo Stato-Regioni è del 2010. Va bene, dal 2010 in alcune regioni, allora lo Stato nel 2010 si è accordato con le regioni, da noi è stato ferma la situazione, ma dal 2010 al 2015 ci sono tante sentenze già in Piemonte, in Basilicata, in Abruzzo, dove alcune situazioni come le nostre si sono presentate prima, e quindi i tribunali amministrativi regionali, i vari TAR, che ce ne sono le Marche, uno in Abruzzo, uno in Piemonte, hanno già deciso. E purtroppo nel merito della questione il 500 parte è stato ritenuto un prerequisito, cioè per poter sindacare se hai diritto a mantenere o no il punto nascita, queste sentenze in varie parti d'Italia dal 2010 ad oggi hanno detto: se non raggiungi i 500 stai fuori con l'accuso. Quindi se non c'hai i 500 Fabriano non ce l'ha. Nel merito penso che sia una situazione drammatica, ecco perché avevano fatto ricorso alla deroga Lorenzini. Perché così com'è, se non raggiungi 500 non puoi andare a sindacare. Quindi questo requisito, prerequisito viene definito, ce l'abbiamo noi e Osimo. Ma insieme a questo prerequisito ce ne vuole un altro, che è quello della zona svantaggiata. Chi ce l'ha? Ce l'abbiamo solo noi. E a Osimo gli manca quello della zona svantaggiata. Quindi in teoria le argomentazioni, in teoria migliori, sì, ma intanto ci fermiamo per il discorso formale, speriamo. E questo è un altro vizio, certo, se fosse accolto questo è quello che dice l'avvocato, in effetti è un problema che è stato sostenuto da tanti. Solo che è stato dato il potere di decidere, tra l'altro cosa straordinaria. Oggi ho letto un'altra dichiarazione che volevo confrontare con voi e capire se ho letto bene. Cerriccioli addebita, dice sostanzialmente, quasi c'è una posizione critica. Cioè si taglia quasi fuori, se ho letto bene oggi una dichiarazione. Come dice, sai, non è tanto convincente. No, dice più o meno dice. La politica sanitaria, anche se non è tanto convincente perché è stata decisa poi dai dirigenti, è di una gravità inaudita, lo dice, mi pare una cosa del genere, avete letto su Trafiletto? Io ho letto, ho trasalito. Ho capito, si distacca, si distacca da questa. Si distacca, cioè è una cosa di allucinante, una cosa del genere. Ha lanciato il sasso nascosto la mano, l'ha fatto a farsi letto da generale. Qualcosa di, è veramente qualcosa di veramente far apprendere. Se questo è il concetto, voglio dire, qui siamo veramente alla follia, cioè a questo punto è gravissimo per la regione. C'è da capire chi è, allora qui parliamo, non so se avete mai visto in televisione i pappagalli, no? Il ventriloquo, c'è il pappagallo che parla e un suggeritore dietro, non so se avete visto, ma c'era uno sketch anche simpatico, ce ne hanno fatti tanti in televisione, no? E propongo di fare una bella vignetta con Cerecioli che parla e un ventriloquo dietro che gli suggerisce, perché questo è punto, una bella vignettona, però perché penso che questa è la realtà. E poi dietro chi sono i mandanti più o meno si stanno nella nebbia, si stanno gradando, se capisce chi è il suggeritore. Però ormai se potranno continuare in questa politica, questa dovrà tornare, cioè non considerare più la determina, però dovranno ritornare sull'argomento. E il pericolo è, anzi la certezza secondo me è che faranno una delibera di giunta. Allora, fanno marcia indietro, se mangia quello che hanno fatto, che vogliono fare adesso, perché secondo me non ci credo, vista la testardaggine del questo presidente, anche se non capisce niente per questo fatto del direttore sanitario, eccetera, eccetera. Faranno la delibera di giunta regionale probabilmente. Allora è lì che il comitato, che voi dovete rifare un altro ricorso, dovremmo rifare un altro ricorso e batterci sul merito della questione, cioè sul discorso dei 500, sui dati che noi superiamo, se siamo zona interna, la stamma non si può fare perché la zona montana, perché abbiamo frazioni a 20-30 km nella montagna, strade curve, ghiacciate di vento, eccetera, per cui si può sostenere benissimo il mantenimento del punto nascita perché siamo nei limiti di legge. Per di più, c'è un altro fatto importante: la sensibilità dimostrata dal ministro Lorenzini
che a seguito di quelle sentenze e decisioni che diceva anche l'avvocato Massei in Abruzzo, Sicilia, eccetera, cioè dei comuni dove, come Penne, per esempio, Adri, eccetera, dove ci stanno punti nascita di 200 a parte anno, 300, che si sono rivolti al ministro, che il ministro che ha ritenuto opportuno di fare quel famoso decreto che demanda alla regione la possibilità di chiedere la deroga per mantenere in vita i punti nascita sotto i 500 nati. Ecco la deroga dove essere operata. Per quelli lì, per quei punti nascita sotto i 500. Se il ministro ritiene che in qualche caso debba rimanere in vita punti nascita sotto i 500 nati, a maggior ragione su un comune che è capofila di comunità montana, che ha 78 comuni in zona prettamente montana, perché Piora, Cofiuminata, Sefre, Sant'Antonio, eccetera, eccetera, ma anche San Severino, che ha frazioni tipo Isola, tipo Frondale, Poggio San Vicino comune, ma come fosse la frazione di San Severino, Stigliano, eccetera, a 20-25 km dal centro capoluogo, e in costecco, con strade medievali, no? Perché starete, la Sant'Evera, dove non si può fare la stampa. E questo è la cosa fondamentale. Sì, ma però non è una cosa. Ma no, fammi finire il discorso. Secondo me noi possiamo sostenere che sarebbe meglio se la regione non ci fosse, perché noi ci porta danno. Ma grave, perché la regione non rispetta la legge, quello che la legge ha stabilito per le zone nostre. Dovete sapere che la regione, io sono stato sindaco a cavallo tra il periodo dove non c'era la regione, nel 70, e dopo la regione. L'ospedale di San Severino era già stato avviato prima che venissero le regioni, quando c'era il ministro Rimamonti, io con l'onorevole Bosch, che l'abbiamo postato. Poi è stato fatto quando sono venute le regioni dopo il 70. Ma le regioni sono nate soprattutto per lo scopo principale di riequilibrare i territori e le zone interne, per evitare lo spopolamento, ma lo dice lo statuto regionale, non lo dice solo la Costituzione italiana, le leggi sulla montagna, eccetera, eccetera, ma lo statuto regionale. L'Italia è fatta prevalentemente dalle Alpi e gli Appennini, le zone montane, che hanno bisogno di avere lo Stato vicino perché i servizi, perché le popolazioni siano incentivate a rimanere in queste zone, se no si spopola tutta, se no diventa tutto un problema geologico, tutte frane, tutte. Allora la regione invece è venuta la regione, questa nostra, questo fatto qui, questo è gravissimo secondo me. Non ha parlato, nessuno ha parlato, cominciando da quel, non voglio dire l'epiteto perché sennò mi viene la querela, però politicamente parlando. Il capito chi è? Nessuno ha parlato del parametro dei 500 nati. Ma voi avete sentito Gobi, presidente della Commissione Sanità della Giunta Spacca, quando ha fatto il parere sul parere sui punti nascita? Lui, di Tolentino, rappresentante delle zone interne, ha parlato per caso dei 500 nati e del parametro che c'è previsto nelle zone montane? No! In regione, se mai parlato di questo parametro per le zone interne, l'avete sentito mai parlare voi? No. Allora che sta a fare la regione? Sta per farci danno, per portarci danno, meglio che non ci sia, ma questo c'è da dire anche alle note. Sì, ma se non la è una questione politica. Ci faremo 500 cause, perché c'è la legge che ci protegge. Sì, ma hanno detto che era una questione politica. Alla montagna lo sapevate che c'è? Un assessore con delega alle aree interne. All'ambiente. Nessuno ha parlato di questa storia delle zone svantaggiate. Nessuno. In regione, ma come? Ma è gravissimo. Di Tolentino. Io glielo ho detto qui la sera quando venne su. Ti ricordi che tu lo chiamavi? Io disse, ma insomma, c'è la legge, perché non lo metti sull'accordo stato? Non lo posso fare. Prima mi disse, gliel'avevo detto prima di conoscere la legge, l'accordo Stato-Regione, mi disse, tu vuoi per la legge? Allora posso modificare il parere. Dopo, quando sono andato a leggere l'accordo Stato-Regione, che era come prevedevo, anche se aveva, disse, ma guarda, sta scritto lì, ma come mai non l'ho letto? Sei presidente? Ah, non posso fare. E allora si vede che c'è, che cosa ha fatto qui. Però la legge è sempre precisa, di Stato-Regione. Regione, San Severino. Anche se sta nella zona montana, col territorio intorno montano, eccetera, però siccome c'è una viabilità efficiente, c'ha le strade moderne, si può attuare benissimo la stampa e il servizio per sport assistito moderno, si può chiudere. Se no, ma deve stabilirlo e deve motivarlo, dice la legge, l'accordo Stato-Regione.
se motivata, la motivazione legittima, è giusto che si può veramente fare la stampa e il servizio, allora lo chiudi, se no non lo chiudi, perché la legge dice che dove non si può fare la stampa deve rimanere aperto, se sopra 500 sì, ma è tanto chiaro, non c'è luce del sole, c'è bisogno di la deroga, non la voglio, deve essere motivato, non può fare come gli pare, deve essere motivato, c'è il non capito, l'ha capito manco che cosa è terminato, ma dice che sta fuori, accendo pure, ma faccia lì, disse che l'avrebbe strappato il deroga, che c'è il zitto, se ne pure il culo, scusa Gilberto, volevi intervenire? No, ma sto ascoltando, poi dopo volentieri. Se ci sono altre persone... Ah, una cosa, Oliviero, scusa, Mario, una cosa, tu hai detto giustamente i comuni, sì, mi pare prima, no? Questi comuni montani, eccetera, l'avevo accennato qui. Però non è vero... Che cosa? Senti, non è vero che i comuni vicini a noi non sono disinteressati del discorso della battaglia nostra. Perché io ho sentito quello con la petizione abbiamo fermo, fermo, si spezza la io ho sentito Pezzanesi per esempio ho sentito e fu interessatissimo e tanto è vero quella ragazza che stava a venire da me la sera ti ricordi che lavora a Tolentino che ha raccolto tutte quelle firme a Tolentino perché proprio Pezzanesi aveva detto ma noi siamo d'accordo che rimanga in piedi il punto nascita di San Severino perché poi di Tolentino vengono interessati. Così ha detto il sindaco di Matelica in una riunione. No, cioè, no, cioè, no, non è... Matelica proprio guarda, la parte di Giorgio. Sì, per sì. No, però per quanto nasce la Matelica. Allora, gli unici sindaci, vorrei sentirlo, Mario, che stanno con noi sono. Non posso dire niente di Franco Capponi di Treia perché Treia è lì a due passi da maggioranza. Salta Martini di Cingoli non posso dire niente perché loro stanno in un'altra radio alta, comunque ha fatto la battaglia anche loro per lo stare. Sì, e un altro è Mauro Riccione di Gaiole, che vende anche la manifestazione in piazza. Questi quattro lì non posso. Sì, ma degli altri proprio. Scusa, no, qui c'è un'altra cosa, ma anche loro. No, un momento. Ma che dovevano essere? Dovevano essere interessati, no, scusa, c'è la comunità montana, io ho detto che la piazza. C'è la comunità montana, c'è l'amministrazione. Dovrai sentirlo e poi che pretendi che loro vengano sostituiti a te per fare la manifestazione? Sarai tu, capofila, eccetera, che dovrai organizzarli, sentirli, farli partecipare, no? Qualcuno addirittura ci dice che noi non saremmo stati vicino all'amministrazione. Se è nato questo comitato, prima di tutti, vuol dire che l'amministrazione non ha completato, non ha fatto il proprio dovere, se no normalmente i comitati non nascono. L'incapacità è stata quella che dici tu, perché mentre noi, semplici cittadini, cioè nessuno, siamo stati capaci di unirci. Ieri la stessa signora Coramboni di Tolentino, quella che si sta dando da fare, ci ha chiamato dicendoci che è ben lieta, oggi doveva essere qui. Purtroppo ha detto domani è San Valentino, c'è una gioielleria, deve stare lì, se si liberava sarebbe venuta. Ci tiene a battagliare con noi. Cagli non aspetta altro, Osimo Fabriano non aspetta altro. Quindi, la gente è stata più come sempre accade da tanto tempo. Le popolazioni sono state più intelligenti. Noi ci abbiamo contatti continui con Osimo, con Fabriano, con Montefeltro, con Valerio. I sindaci no. E soprattutto però la colpa, in questo io voglio fare sollecitazioni politiche, ma com'è possibile? Qui il capofila doveva essere il nostro a mettersi per primo con la costriscione in mano e a fare il giro di tutti i sindaci almeno della comunità montana o no? Io questo è detto che è mancato mondo che si è costituito a seguito dell'autorizzazione data alla gelateria Sacci per costruire un nuovo impianto, visto che quello esistente è tra i più inquinanti a livello europeo e il dato che presento è dalla Assoindustria Cementieri Europea, quindi quello che insiste da 40 anni qua, senza che ci sia mai stato un controllo pubblico sulle emissioni di una delle attività più inquinanti. Ecco, io so queste cose appunto perché, come giustamente dicevate qua, e quindi chiedo appunto che chi ha due neuroni che si collegano vogliano seguire appunto questa che deve essere una battaglia cruciale per il nostro territorio, perché questo è il paese con il più alto tasso di tumori
fonde Istituto Superiore di Sanità e il Partito Democratico a firma Bianchi si è premurato di dire che i dati dell'Istituto Superiore di Sanità non erano attendibili perché l'intervallo di confidenza non era attendibile. Brevemente, l'intervallo di confidenza è il numero, il campione, il numero di persone che fanno statistica, e questa statistica può essere utilizzata in tribunale. Bene, se una casistica di tumore deve essere su 100.000 abitanti un caso e qui muoiono 5 persone ogni anno, non è statisticamente rilevante, ma lo è umanamente, perché siamo 15.000 e non 100.000. 1 contro 5 è uno dei parametri che ho notato. Quindi quello che ho vissuto in questi anni di riunioni continue di poche persone, a dire il vero, è stato di vedere che noi abbiamo fatto un ricorso al TAR, l'abbiamo fatto noi, un'associazione di Roma e con il Comune di San Severino, che si è fatto anche promotore di questa cosa, il sindaco è intervenuto ad una nostra conferenza e ha fatto un ricorso dove a pagina 12.b c'è scritto che il vento da Castel Raimondo a San Severino spira il 12% dei giorni, cioè c'era a suffragio di questo ricorso presentato da un valente avvocato la relazione del professor Leonesi, era accanto questa, insomma, presentata insieme, dove c'è scritto appunto che dati alla mano, come sappiamo quella è la svendatora, 85% dei giorni il vento spira da Castel Raimondo a San Severino, e quindi il nostro comune doveva essere parte, ma a seguito di questa dichiarazione del nostro comune, il producente è stato, il comune ha perso il ricorso. Ecco, questo è un dettaglio che e ha speso 6.000 euro per dare l'avvocato. Sono stati spesi 6.000 euro per questo ricorso di soldi nostri. Quindi, visto l'errore, ci hanno detto che hanno fatto un appello. Di questo appello e della situazione in essere su questa questione cruciale dell'apertura di una macchina che emetterà 2,5 volte le emissioni che abbiamo subito per 40 anni, non abbiamo saputo altro. Però, e ecco la cosa importante, il comitato, 4 ragazzi insomma si sono messi insieme, hanno ottenuto che per la prima volta in 40 anni di attività venisse fatto un monitoraggio sull'aria che noi respiriamo. Bene, questo monitoraggio è stato fatto spendendo 60.000 euro di soldi nostri a cementificio spento. A cementificio spento è stato fatto un monitoraggio i cui dati non sono stati pubblicati. Scusami, c'era anche un problema sulla situazione generale. È un dettaglio cruciale, insomma, che approfondiremo, perché i dati a San Severino non sono ancora stati chiesti, quindi non li sappiamo. Detto questo, questi punti appunto che servono per cercare di l'aria è buona a San Severino, quindi possiamo sporcarla. Questo è il senso. Io e 4 anni c'è un cementificio, come ho letto i risultati, no? Sta frizzito del comune, capisco, che serve il mondo, esatto, capisco come, però c'è scritto che non va male. E ma se il cementificio è spento, come fa a tornare fuori? E quindi, ma poi non c'è da fidarsi nemmeno di fare analisi, devono essere fatte presente l'ente locale, responsabile, gestite dall'ente locale, non gestite dalla società pubblica, che non si sa che rapporti c'ha con il cementificio. Questo tocca fare se vogliamo ottenere qualcosa. Allora, io sollevo un altro punto cruciale sullo scenario che si sta palesando di fronte alle nostre realtà, che quello che verranno a bruciare sarà un prodotto, non saranno i rifiuti della nostra terra, e non sapremo da dove verranno queste cose e chi li gestirà. Sappiamo solo insomma che bruceranno, non diciamo altro. Quindi è l'interesse, io mi sono permesso appunto di prendere la parola
non ho avuto il là di farlo alla conferenza che ho organizzato, complimenti, perché mettersi insieme appunto è trovare esperienze che si attivano. Io non ho nessuna velleità politica, lo ripeto qua perché non me ne può fregare di meno, non ho tempo, però il territorio, cavolo, ci tengo, perché ci viviamo. E è drammatico pensare che verranno a bruciarci merda in testa dicendo che fa bene, dicendo che ci fa bene. Ecco, io spero che... Che i nuovi sindaci che si chiameranno metterlo nel programma elettorale, uno forte all'ingegneria. E fare la causa, insomma, che abbiamo, perché il punto nascita, io mi sono avvicinato al comitato, non ho avuto molto tempo di frequentarlo, ma Deurazias, mio figlio, è nato a San Severino in una condizione meravigliosa, e il plauso, insomma, a quello staff. Stamattina ho incontrato uno dei medici, insomma, che stava lì, mi sta dicendo appunto che stanno andando via i medici, perché siccome chiude, siccome c'è la Vox Populi che chiude, i medici se ne stanno andando, e quindi il prossimo anno si ripresenterà la questione che non raggiungeremo i 500 parti. Il problema è questo, però sarà per io chiudo, grazie. Appunto, cerchiamo di tenere le antenne dritte, e secondo me quello che ognuno di noi deve fare è chiedere ai propri rappresentanti conto di questa situazione. Grazie. A posto, bravo Olivier. Perché di questo calo così netto? Se il 19 dovesse accadere, quando tornano una decina di volte, dovesse accadere, sono estremamente scaramantico, che sia, questo ve lo assicuro, che sia accolto, un impegno ve lo assicuro, che sia accolta la sospensiva, bisogna assolutamente fare quello che dice. Cioè andare da questi signori e minacciare di denunciarli, perché se continuano a fare quello che già stanno facendo irregolarmente. Comunque perché la gente telefona, c'è già buttato via. E dicono che non dentro. C'è di più il reparto, e questo è qualcosa, è grave, che è una turbativa di quello servizio, perché attualmente il reparto c'è. Io sto già buttato via anche, quindi bisogna assolutamente fare questo tipo di intervento. 19 anni la ginnastica preparto, i dottori dei ginecologi, non faccio i nomi, a un'amica di mia figlia che deve a partorire, non so se a partorire adesso, gli ha detto di andare a Macerata perché il passo non si fa più. Non è vero. Quando gliel'ha detto questo? Quando? Questo è stato un mese fa che io lo so, che lei doveva andare a Macerata a fare la ginnastica preparto. Gliel'ha detto sì, ma che è vero o no? Ah, questo non lo so. Perché gli ha detto le cazzette pure ai dipendenti, che non deve travelare certe cose. È una vergogna. Comunque, scusate un attimo, Marco, io ti chiedo questo, sei avvocato, no? Visto che si sta verificando questa situazione, che appunto le donne vengono indicate nuovi dirottati, noi non possiamo fare un'iniziativa, non so, giuridica, io credo e chiedere un risarcimento. Però sai, il problema è che la data del 19 febbraio è vicina. Non è giustificabile sin d'ora, cioè anche attualmente. Qualcosa è il 13 di febbraio, certo. Non è giustificabile quello che sta, che mi dicono sta avvenendo, non ho prove, ma siccome ce l'ha detto diverse persone, non è giustificabile. Ma dopo il 19 febbraio, se dovesse andare verso visto che viene accolta la sospensiva, il merito magari viene fissato fra un anno, voi capite che questi signori ci tagliano fuori in altro modo. Se perdono il ricorso, ci tagliano fuori perché ci fanno terrorismo. Allora bisognerà attivarsi immediatamente, facendo immediatamente una denuncia, per chi lo farà, e quella è un'interruzione, una turbativa. Potrebbero pure cominciare a fare le libere per fare concorso per i due medici che vanno in pensione, se fa avercia sospensiva. Comunque, se rimane aperto, competenza della direzione sanitaria fa venire altri ginecologi, certo. E non dire che siamo qui, il reparto c'è, sono responsabili, noi faremo delle funzionali al 100%. Il problema di Dicianello è un problema che loro, perché cercano già di attuare, questo si era paventato anche 2 anni fa, mi ricordo, quando si parlava, mi ricordo, si diceva. Questa maniera cercheranno di fare modo di via le persone verso Macerata. Però, prego, ma da un pezzo che lo fa.
ma anche l'anno scorso l'hanno fatto, però nonostante tutto abbiamo arrivato ai 5 anni, anche l'anno scorso facevano così e nei giorni la vedete. E c'è chi dirige cose. Allora il reparto serio, scusate, parlare. È pressoché chiuso, cioè i due ginecologi sono fuori da gennaio praticamente, per cui li stanno dirottando tutti sugli ospedali limitrofi. No, a maggio, no? No, stanno già, Mantovani va all'ospedale praticamente non più tutti i giorni, ma ci va quando gli fa comodo. Gli ha detto tu dal primo gennaio sei fuori, perché va in pensione. Lui è arrivato al massimo della... per cui li stanno dirottando prevalentemente verso Macerata e Civitanova. È chiaro che, ma proprio lì, quando telefonano in ospedale, gli dicono guarda che io parto chiuso. Ma dopo certo, c'ho meno fiducia dei cerchi, guarda un po'. Questo è un anno scorso, c'è cioè, fiducia il personale. Ma che più isso che... Se adesso loro rimpiazzano i due ginecologi, chiaro, arriveremo a 100 parti se insomma faremo delle denunce. Non c'è più un altro, no. Bisogna fare una cosa per forza. Però no. Allora, fare altre considerazioni. La prima cosa è che proprio sul suggerimento dei chirielli ho presentato una dei chirielli e dell'avvocato Massei una interrogazione per capire un po' quali erano le ragioni per le quali è stato presentato il ricorso da parte dell'ente tardivamente, a mio giudizio tardivamente, comunque con queste caratteristiche. E poi sulla stessa interrogazione abbiamo chiesto anche qual era l'orientamento dell'amministrazione sui referendum delle proposte del 5 Stelle, perché a mio giudizio la questione è assolutamente attinente e va in qualche modo anche discussa. Dopo aver rappresentato, quindi letto l'interrogazione, Martini esce fuori con un documento che io ho appreso ieri sera, che è esattamente questo, che immagino voi abbiate, ma non so se... No. Voi non avete, beh, quindi ve l'ho previsto. Non c'è nessun problema. Ho fatto la richiesta proprio formalmente ieri sera, quindi è un documento pubblico, non è stato sottoposto a segretazione da parte dell'ente. Che c'aveva in tasca Martini. Che c'aveva ieri sera in tasca Martini. E quindi questo ha fatto un po' irritare l'interrogante, ma ha fatto un po' irritare tutti coloro che stavano lì, perché questo è un documento a firma, non si sa, uno scarabocchio che faccio vedere a tutti. Questo sarebbe l'impegno? Questo sarebbe... No, beh, ma non è... Guarda, l'ha spacciato con la firma ai 10 giorni e adesso... Posso farci tu la sera? Questo no, un foglio di carta con... Chiedo scusa, devo interrompere, ma hai firmato da 10 giorni? C'è uno scarabocchio. Quindi c'è un che c'è dei giorni. Ieri l'ha annunciata come la firma del presidente, tu c'era, il pubblico ci vuole il timbro, no? E lui mi ha pubblicato riorganizzazione ospedale San Severino in attuazione della medicina. Quindi è un documento assolutamente ufficiale, quindi senza nessuna possibilità di smentita. Comunque, quello che a mio giudizio è assolutamente grave è che questo documento porta, dopo entriamo anche nel merito, adesso mi parlo sulla procedura, è assolutamente grave il fatto che è un documento del 26 di gennaio 2016 e è stato reso pubblico il 12 di febbraio, cioè è stato tenuto dentro il cassetto, dentro le tasche di qualcuno. Questo documento, a dire il vero, circolava negli ambienti politici già da qualche decina di giorni. Io questo documento l'avevo visto così, ma senza nessuna leggere così. Quindi non gli dai il peso che merita. Ieri invece è stato letto e alla luce di questo, secondo me, la questione è assolutamente di una gravità assoluta. Primo, per l'aspetto relativo al fatto che è stato tenuto dentro un cassetto del comune o dentro le tasche di Martini, perché questo, se è stato assunto in sede politica, c'ha una valenza politica, quindi vale dentro la sede del Partito Democratico e fermate qua. Ma nel momento in cui Travali, che va nelle sale amministrative del Consiglio Comunale, questa ha una valenza assoluta, cioè una valenza amministrativa devastante. E qua si fa riferimento ad alcune questioni in merito alle diverse specializzazioni attualmente presenti. Il dato ancora più grave è che questa roba qua confligge assolutamente con quello che è previsto negli atti programmatori amministrativi precedentemente programmati e confligge in maniera forte con le varie dichiarazioni rilasciate dalla giunta, da Cericcioli e da tutti coloro che gravitano nell'ambito amministrativo
della provincia di Macerata. Allora, la conclusione è molto semplice, è che Martini, voi dite la politica qui non c'entra, io faccio consigliere comunale, sono un rappresentante politico e parlo anche sulla base di atti documentali e di fatti politici. Questo documento confligge assolutamente con quello che si va dicendo, si sta mistificando quello che sta accadendo, perché se si vuole fare l'ospedale unico, questo non c'è senso. Se non si vuol fare l'ospedale unico, esistono altri canali, quindi c'è qualcuno che la mattina tratta con la giunta regionale, la sera, durante il giorno tratta con i comitati o fa finta di trattare con qualcuno e la sera va a braccetto con il legislatore regionale. E quindi questa è una cosa che assolutamente non può funzionare. Io non so chi di voi si ricorda 5 anni fa, quando Martini si confrontò con me in campagna elettorale e disse che se comprava lo spazio nel senso che io comprava il robot per la chirurgia, dottore, sì. Io penso che voi vi ricorderete, no? Quando ci fu quell'assemblea lì alla Sala Bigioli, a fianco alla Polizia Municipale, con tutti i medici, tutti i primari, Cattadini, Ramovecchi, tutti quanti schierati in prima fila, e disse: guarda, vi annuncio che compreremo il robot che costa 1 milione per i servizi di chirurgia a distanza, addirittura poteva essere manovrato, disse Catalini da ancora, non so che voi partecipare. Ieri ha annunciato che l'ospedale unico provinciale si farà a San Severino. Ecco, queste sono cose che da un punto di vista politico e da un punto di vista di, come dire, buon senso, sono assolutamente devastanti e vanno chiaramente smentite e smascherate. L'altra questione importante è che credo che vada anche, come dire, in un certo modo data la giusta rappresentazione a quello che è successo ieri sera. C'erano 4 proposte referendarie presentate da 5 Stelle su nostra indicazione. Io e 5 Stelle siamo lontani anni luce, come 5 Stelle da me sono lontani anni luce, quindi io non ho nessuna, come dire, sono distante da 5 Stelle, non ho nessuna e non voglio nessuna continuità politica con loro. Però l'unica cosa seria che c'era scritto su quelle proposte referendarie era la volontà di restituire ai cittadini la possibilità di decidere se questa riforma sanitaria va bene o va male, assumendosi la responsabilità di quello che qualcuno vota. Quindi è giusto che laddove ci sia una grossa movimentazione popolare attraverso comitati, consigli comunali, sindaci, amministratori, consiglieri, che manifestano una contrarietà alla riforma sanitaria, alle petizioni, esatto, la raccolta delle firme, abbiano la possibilità di liberamente esprimersi con un referendum. Poi dopo, se i cittadini marchigiani votano favorevolmente in base a quello che dirà la riforma della Borra, che questa sarà la volontà e questa sarà la riforma sanitaria. Ma laddove questo non fosse accordato ai cittadini marchigiani, è chiaro che c'è un segnale politico enorme. Dopo lasciamo perdere che togli l'articolo 3, comma 3 della legge regionale, che fa ridere, però è chiaro che è una bocciatura la riforma sanitaria. Verificare, cioè poter rappresentare quello che è successo ieri sera in Consiglio Comunale è stata di una pietà assoluta, di uno sfregio all'aula che abbiamo ieri, dove ci riuniamo, assoluta, perché non solo non c'era una maggioranza, ma non c'erano neanche delle motivazioni serie per la bocciatura di questi referendari. Bastava anche una motivazione politica, non c'è stato nulla. Tanto è vero che su questo la maggioranza si è spaccata. Erano 2 persone che erano assenti, l'avevano dichiarato, l'avete a parte letto sui giornali. Uno ha votato insieme a noi e insieme agli intendimenti del Movimento 5 Stelle, 5. Chi fa parte del comitato e chi ha firmato il ricorso non si è assunta la responsabilità politica di andare nella stessa direzione, no, di andare nella stessa direzione degli atti fatti fino adesso. Io non ho mai partecipato a questa riunione, a questo comitato, perché si è sempre detto che la politica qua dentro non ci doveva stare, e quindi è chiaro che la figura mia da quella parte sarebbe stato che non ci doveva stare, non ci può stare tra, diciamo, coloro che, perché sarebbe chiaramente, mi rendo conto, assolutamente imbarazzante, perché se dà un taglio, no, in maniera, io lo sanno tutti da che parte, non fa parte del comitato, no, non fa parte, infatti non ho detto che non fa parte del comitato, ho detto che ha firmato il ricorso, non fa parte del ricorso, ha firmato il ricorso. Cosa che il presidente Marchetti me l'ha detto, mi ha chiesto se potevo firmare il ricorso l'ultima volta. Sì, io ho dato la mia disponibilità al ricorso. Quindi voglio dire, no, che questi fatti sono assolutamente oggettivi e vanno detti. Poi dopo si dice pure, qualcuno del comitato dice pure, qualcuno che fa parte del comitato dice pure, guarda che il successo
della presentazione del ricorso, cioè l'accoglimento della sospensiva del ricorso, è merito esclusivamente del comitato, è vero, quindi è sbagliato che soggetti politici si, come dire, accaparrino oppure ci mettano il cappello sul fatto che l'attività di persone che si, esatto, è cosa profondamente sbagliata giudicare quello che è accaduto, perché tante persone non sanno quello che questa opposizione, o anche, io parlo per me, non per la maggioranza, ha fatto. Quindi per poter pensare e giudicare la vicinanza o la non vicinanza senza avere elementi certi può dare una rappresentazione sbagliata di quello che si fa, perché qualcuno, il sottoscritto, tutto quello che è stato chiesto, e Mario ne è consapevole, ne è testimone, è stato sempre fatto, e vi prego anche, se dico il falso, di smentirlo. Quindi voglio dire, l'attività non è solo un'attività di front line o di prima linea, c'è anche un'attività dietro che serve magari per cercare di agevolare certi obiettivi. E quindi questo è un po' quello che si è fatto. Volevo anche chiudere quello che si andrà a fare. Poter pensare oggi di ragionare sull'ospedale unico a San Severino, lo diceva prima Massetti, è assolutamente pleonastico, una cosa superata, vecchia, non c'ha tanto senso. È chiaro che noi abbiamo tutti i requisiti per poter avere l'ospedale unico, è chiaro che non abbiamo la forza politica per poter richiedere l'ospedale unico, no? Quindi mi pare del tutto certo. Poter farsi obnubilare di fronte a sta roba così e stare dietro è assolutamente sbagliato. È chiaro però che noi il tentativo, la battaglia di mantenere quello che noi abbiamo lo dobbiamo fare fino in fondo, e la partita ospedale unico provinciale, mantenimento dell'attuale, noi non la dobbiamo giocare, noi non dobbiamo mercanteggiare ciò che noi già abbiamo. Noi manteniamo i nostri servizi così com'è, se faranno tutte le battaglie. Non ci interessa l'ospedale unico regionale se non c'è la volontà da parte del legislatore regionale di assegnarselo. È chiaro che noi ci candidiamo, ma ci candidiamo senza mercanteggiare ciò che noi abbiamo, perché il rischio sarebbe quello di spostare l'attenzione. Che significa mercanteggiare? Cioè, se tu fai un ospedale unico, che cosa vai a mercanteggiare? Che ti togli? Ti ridefinisco i servizi sanitari attuali e ti tengo in considerazione nella possibilità di realizzarlo a San Severino. Quindi è questo il giochetto che qualcuno sta facendo, perché ieri Martini, cioè, quello che lui gli ha detto ieri sera, che si candida ad avere, cioè, è una cosa rilevante, non è che l'ha detto al bar, l'ha detto in una sede istituzionale. Come si fa certe proposte? È stato fatto, possiamo essere credibili. Vabbè, adesso io finisco, non voglio polemizzare, non mettere la finisco, non voglio. Non era neanche, cioè era anche una, chiaramente una sciocchezza quando disse che se comprava il robot da 1 milione di euro, eppure qualcuno ci ha creduto, quindi qui faccio fatica a pensare che qualcuno ci possa anche credere. Però vi dico che noi dobbiamo stare solo esclusivamente agli atti. Chiudo dicendo anche questo, io non ci vedo una, come dire, un'assonanza tra comitato per la tutela salvaguardia dell'ospedale e chiusura dell'ingeneritore. Sono due cose devastanti comunque per tutto il territorio, quindi il mio suggerimento, no chiaramente all'ingegneritore, è giusto quello che diceva Chirielli, che tutti quanti si impegnino a dire le loro ragioni, se volendo, o non volendo, ma se questa deve essere un'altra battaglia, è giusto che si faccia proprio uno strumento ad hoc per fare quello, perché confondere dal mio punto di vista. Raccolgo l'invito del comitato, ma penso che lo raccoglieranno tutti adesso, da capirlo, però vi invito a non distogliere l'attenzione a quello che avete fatto, perché esatto, sul punto nascita e su tutto quello che posso fare un'osservazione. Sono rimasto basito di questo documento, lo riapro, è qualcosa di incredibile. C'è una firma privata di un cittadino privato, non c'è un timbro, non proviene dalla regione, non è una delibera, non è un provvedimento amministrativo. Spacciare in comune questa cosa, ammesso che la firma penso sia vera, che se non fosse vera, però non voglio dire questo, diamola per vera, non lo so perché c'è un scarabocchio, facciamo finta che sia. Voi immaginate che un presidente della regione, ma se è vera è grave, perché un presidente della regione è impazzito. Devo interrompere con te. Si può presentare questo documento come la garanzia di un presidente? Cioè, invito a fare un'interrogazione fiume nella quale saremo tutti presenti, perché qui c'è da ricoverare più persone. Questo può essere un documento da presentare come una garanzia? No, io
però ti dico io sono un occhio allargato, cioè, non riesco a una valenza in giro, sia giuridica, no? Che poco dopo esperienza amministrativa. Nel momento in cui un comune, il consiglio comunale è stato presentato questo, perché c'è stato letto in consiglio comunale, dato che io proprio tanto sveglio non so, ma non penso di non essere mai andato in sciocco. Quando ha letto quella roba lì, prontamente ho chiesto ne voglio copia, cioè ho chiesto in maniera formale, perché quella roba lì, come ieri l'ha detta, poteva scomparire. Non c'è nessun proprio, non c'è niente di questa roba. Ieri sera non mi è stato consegnato la richiesta, ho mandato una mail, quindi ho fatto una normale richiesta di accesso agli atti. Ah, è stato messo, no? Per fare? C'era stato messo per fare. Mail... Cioè, poi c'è la registrazione. C'è stata la registrazione, però è chiaro che la registrazione non è che ti riprende, no? Cioè non è che sta quello che sta leggendo, leggi un foglio di carta, non era... Se non li visto non sai di chi era, no? Io ho fatto la normale richiesta di accesso agli atti, ieri sera, finita la seduta dei consigli. Stamattina formalmente mi è stata trasmessa, quindi è un documento ufficiale questo, cioè non è un documento ufficiale. Garantisce personalmente questo signore al di fuori della giunta dei provvedimenti dei liberi, qui qualcuno, cioè più di uno che devono essere ricoverati, chi ha firmato, chi l'ha presa, non posso pensare con un presidente della regione. Scusa, non c'è il protocollo. È denunciabile. Vai in giro con questo foglio dicendo... Non c'ha nessun valore, questo foglio qui non c'ha nessun valore. Cioè, ma voi pensate che è una garanzia questa? No, no, no. Ma di chi? Lasciata da chi? Chi? Chi è questo? Allora, che ha comunque sia quello che so. Ma uno lo dice in consiglio comunale, una cosa del genere? Sì, potrebbe essere, è garanzia, però... Ma di fuori di chi? Passando ha fatto con l'interno, ma c'è nessuno provvedimento la delibera. Scusa, ma se parliamo di una regione, un ministro. Non siamo politici, non siamo... Stiamo facendo questo per il benessere di San Severino, per la tutta la oltre a questo, io non l'ho letto, scusa, non l'ho letto, però da vecchia esperienza è forse questa così, è una garanzia libera, se l'hai vista mai in 50 anni la questa garanzia è fatto, perché mi sorge delle voci che sono state fatte delle riunioni, perché qui ci sono delle forze politiche che sono state attaccate. E allora anche dentro le forze politiche ci sarà qualcuno che non penserà soltanto alla politica, al poter sistemare i figli oppure via gli incarichi vari, compagnia bella. Allora che succede? Doveva qualcuno garantire, dice guarda che ti chiudo l'ospedale, però ti do la cinecologia a Macerata, perché qui non c'è scritto, la politica a Civitanova, l'oncologia a Recanati, cioè, l'accontentati, perché politica serve per qualcuno. Dopo che sfacciatamente, perciò questo qui il problema, che una parte viene lì e ti dice il consiglio comunale, che non è una cosa così normale, stiamo nel consiglio comunale, signori, e ti propongono questo documento, questo foglio di carta, è grave, ricordatevi che la nostra amministrazione ci abbiamo. Perciò io dico non è politica, ma qui la lotta è politica e dobbiamo attaccarle questa gente, perché in questo momento noi non vediamo nessun medico. Sì, una parte ci sarà quelli che saranno c'ha paura, una parte sarà quelli che dovranno avere prendere il posto, un'altra parte sarà... Però mi pare che qui ci sta qualche cosa che c'ha delle istituzioni istituzionali, fa parte anche dei. Della giunta che ci doveva difendere a noi, cosa che non è successa. Perciò io chiedo, arrivato a questo punto, visto che noi siamo riusciti a ottenere qualche cosa, niente, ma qualche cosa siamo riusciti a ottenere grazie a Marchetti e compagnia bella, questo qui attaccandoli. No, cos'è? Io dico che questo è il momento, se noi vogliamo attaccare, perché c'è sta l'ospedale, ma c'è sta anche Castelvetrano, c'è sta il cementificio. Il cementificio, quello è così, ricordate, faccio parte della commissione degli studenti, no? E questo è grave, perché l'aria della salute la rispediamo tutti. Beh, io ormai sono arrivato a quella zona, come me, ma ho i nipoti, importante. Dobbiamo vedere, cioè arrivato a questo punto, come comitato, sì, belle riunioni, facciamo tutto, però dobbiamo attaccare. Perché attaccando siamo riusciti che il ministro ha chiamato, ma sei, ma che succede? Che è sta cacciata? Allora, dall'altra parte, la regione, quasi costretti, dentro il partito loro, ci si porta in giro. Ma ci si porta in giro un altro, questo qui, forse è stato costretto, non lo so, quello che sarà. E poi, se più non se va, perché se no si riesce qualche denuncia. Però, allora questo dobbiamo attaccarlo.
che cosa dobbiamo fare? Non possiamo venuti a conoscenza di questa cosa a fare niente, perché ricordiamoci che qualcuno fa parte delle nostre istituzioni amministrative. Non è caro, non è denuncia, che cosa ci ha fatto? Non lo sapete, sì, perciò dico, arrivato a questo punto, non devo dire, non siamo politici, in questo momento, però a me interessa tanto venire. Se c'è da fare la battaglia politica facciamo. Se il nostro nemico non è mio, che faccio? Dico, me la sgocco, che facciamo? Metto dopo. Dopo il 19, scusate, dottore, voleva parlare. Cominciamo ad agire. Per un momento, dottore, un attimo. Due cose molto importanti, secondo me. Una è quella del referendum. La questione del referendum, io ritengo che non sia da appoggiare in modo indiscriminato, per una ragione semplice, che noi lo perdiamo perché sono interessati a questo referendum dei paesi che, se li mettiamo tutti insieme, non fanno la popolazione di Angola, per cui non arriviamo al 50%. Perché il referendum sia valido, e se arriviamo al 50% abbiamo le bombe, il che significa che siamo cancellati completamente. Stiamoci attenti, questo può essere. Ma l'hanno bruciato, l'hanno bruciato. Che significa? Bastano 10 comuni, non è che se fa, se lo fa. L'altra questione che secondo me è estremamente importante è quella del fatto che alcuni di questi medici, eccetera, non si interessino più tanto di ottenere un ricovero dei pazienti. E allora qual è l'unica alternativa? È quella di far vedere a dei giovani medici che c'è un posto. Allora, il giovane medico che c'ha un posto se la fa, perché un posto se non deve, se un posto, se lui non se la fa, fondo nascita viene giusto e fornego io. Cioè, far capire queste cose ai giovani medici, che sì, loro attualmente hanno il posto, forse non saranno licenziati perché questo e quest'altro, però può essere che rimanga a Noto, in Sicilia, non so se questo è il punto. Dove dobbiamo cercare di intervenire? Cioè, noi del comitato cercheremo di parlare con questi sanitari e dirgli datevi da fare, perché se no a noi come comune ci levano le plate, ma noi la serie. E questo è il punto, secondo me. Questi sono i due punti che volevo e io volevo concludere. E chi ci parla con questi, ci vuole che ci parla? Però dottore, sul referendum, nel momento in cui è un'intera regione che dice la sua, perché la... Dottore, mi perdoni, la questione sostanziale di questa riforma sanitaria è che non abbiamo i soldi per pagare gli infermieri e i dottori e vogliamo spendere milioni e milioni per costruire. È gioco forza che chiunque si interessa a questa cosa capisca nell'intera regione che c'è uno sperpero di denaro di fronte alla mancanza dei servizi. E questo è il punto di un referendum che sarebbe da fare. Chi lo firma anche 20.000 cittadini. Se ci uniamo, io credo che tutti quanti si possano uscire, perché una campagna referendaria regionale va verte su questo punto, no alla costruzione di altro cemento, utilizziamo quello che abbiamo, sistemiamolo e gestiamo una maniera migliore. Se è solo questo il punto, io la prendo in questa maniera, le parlo per me. Se non c'è il referendum, è questo solo, potrebbe anche leggere. Se non lo legge, se vuoi offendere il punto di vista. È molto difficile, perché è una condizione assoluta, però forse la riuscite a capire. L'ospedale di Macerata va delocalizzato, cioè non può stare in vita. Allora, pertanto noi dobbiamo chiedere che l'ospedale provinciale, la nostra provincia, quello centrale,
sia delocalizzato. E qui c'è da spendere i soldi. Si è delocalizzato per tante ragioni, una perché non ci si entra, una perché non può essere ulteriormente ampliato, una perché non c'è il parcheggio, una perché sta su un posto dove l'aria è inquinata. C'è scritto, quando arriva la girata, c'è un cartello che non si può andare con la macchina vecchia perché l'aria è già inquinata. Per cui ci sono molte ragioni per chiedere che l'ospedale venga delocalizzato. D'altra parte, se voi pensate che Ancona, anche in condizioni non ottimali, ha fatto un ospedale su un altro comune, portato nel comune di Ancona. Se voi andate a Perugia, a Foligno, tutti gli ospedali vengono delocalizzati, cioè portati via dal centro. No. Chiaramente anche Camerino è stato delocalizzato per via del periodo. Però ecco, quello che voglio dire io è che secondo me è molto difficile riuscire a vincere il referendum. Per cui stiamoci attenti, io almeno io sono stato. Vabbè, ma quello gli altri che c'è un picchimo, no, gli altri che pensavano. Io ti voglio dolce dire. Botta. Io ti voglio dire. Io stiamo attenti, per di più, per l'altra questione, bisogna cercare di sensibilizzare il personale, sia medico che infermieriste, gli ostetriche, qui ce n'è una, che voglio dire, bene o male, se l'ospedale, se il reparto si mantiene, un posto sta lì, se no non si sa. Certo, un'infermiera e un'ostetrica non più giovane, come lei non già io ti ho già pensavo che sta per là, io dico che bisogna creare a queste persone il fatto che si diano da fare perché mantengano il loro posto, questo perché altri mezzi non ce l'abbiamo. Dopo è chiaro che se un medico che cerca il posto lo trova, facciamo un esempio, a Macerata e a San Severino che sta per chiudere, dice no, io vado a Macerata, a San Severino che sta per chiudere, questa è la questione, però cercare di parlare, di influire su queste persone, cercando di venire, non lo so come possiamo fare, però cercando che loro si rendano conto che il posto è loro, che la sedia è a loro, che quando è chiuso vi aleata. Allora voglio dire, bisogna spostarsi. Secondo me questo c'è da fare. Come ti dicevo, per il referendum è gioia per il governo.